you might as well take the sun away over birds that flew in the summer sky. Antonella Cassanelli, Nella trappola dell'indifferenza. Roberta, Mario e Antonella. Antonella, quanto c'è di autobiografico in questo tuo libro? Diciamo che è tratto da esperienze che ci circondano tutti e sono esperienze che poi magari uno vive continuamente. Per cui diciamo che non è autobiografico, ma le vivo con il cuore, questo libro, ecco, diciamolo così. Chi è il perdente, Roberta o Mario? Ma per me, dal punto di vista femminile, il perdente è Mario, per cui sì. Grazie e complimenti, grazie, Antonella, grazie. Buonasera. Buonasera a tutti, mi vedo tra gli amici, vi ringrazio tutti. Ma vi presento l'autrice, Antonella Cassanelli. Per me, vi dico subito, la dottoressa Cassanelli, il mio medico di fiducia. Antonella Cassanelli non è napoletana, è nata a Roma ed opera nell'ospedale di Rieti. Oggi è gradita ospite nella nostra città per la presentazione di questa sua opera prima. Il libro è stato pubblicato e abbiamo deciso di fare una presentazione in questo prestigioso posto grazie alla disponibilità dell'editore Guida, che ringrazio per l'opportunità che ci ha dato. Ho letto sulla copertina del suo libro che Antonella Cassanelli si era da tempo già occupata di attività teatrali. Si dedica al giardinaggio a Monterosi, di spazio penso che non mancano, ed le piace anche la fotografia artistica, se ben capito. Quindi l'autrice è una donna che coltiva molteplici interessi, insomma, un medico professionista che non limita le proprie vedute alle specifiche attività medico-scientifiche. Il libro che presentiamo racconta una storia d'amore, sicuramente tormentata, che fa emergere delle tematiche però a mio avviso molto più complesse della stessa storia. Le tematiche in genere di una storia qualsiasi, che può essere quella della storia di una coppia, tematiche che possiamo riconoscere sicuramente in tante altre storie. Tante domande mi sollecita, per esempio, la sola parola indifferenza. Perché indifferenza? Quasi a suggerirci questo libro che forse alcuni rapporti sentimentali si sostengono nella reciproca indifferenza. Ecco, in questa storia d'amore l'autrice analizza ed approfondisce quasi all'esasperazione i comportamenti. Siamo capaci di vedere la ragione del cuore, a mio avviso, fuori dalle ragioni del raziocinio e fuori da quelli che sono i nostri vizi e virtù, forse è più facile condividere un rapporto. E parleranno molto meglio di me Franco Iorici alla mia destra e Lucio Luttolo. Allora vi presento quelli che devono presentare il libro. Alla mia destra Francesco Iorici, per me cugino e per gli amici Franco Iorici. Medico pneumologo primario, servizio per oltre 40 anni presso l'ospedale Pergarelli. Ha scritto 5 libri, è stato in servizio per tanti anni, 5 libri, ed è l'ultimo passeggiato londinese in corso la prima di stampa, essendo già esaurita la prima edizione. Cura la pagina di cultura di diverse riviste, alcune riviste scientifiche, altre riviste come il Chiaia, forse a noi sicuramente più note, pure anche la pagina della cultura dell'ordine e del bollettino dell'ordine dei medici, Lucio Ruffolo, anche il medico, anche gli scrittore e non solo. E quindi chi meglio di due medici scrittori voleva presentare stasera un terzo medico scrittore. Lucio Ruffolo non ho trovato di meglio come presentarlo che con la pagina che gli ha dedicato alcuni giorni fa il quotidiano La Repubblica. Medico scrittore, professore di ironia col vizio della letteratura, lavora al Cardarelli ed ha una passione, scrivere libri. L'occasione era quella della presentazione del suo ultimo libro, titolo che è tutto un programma,
ho scritto Tavolo sulla sabbia, psicopatologia degli amori nevroticamente infelici. Scrive e si legge sulla Repubblica libri divertenti, dissacranti, ironici, intelligenti, che mettono a breve per lì i difetti dell'italiano. È stato conduttore di puntate radiofoniche e insieme a Franco, dicevo, ha scritto più di una cosa. Qualche parola infine, perché non è presente l'autore della copertina del libro che doveva essere qui, è il pittore Silvano Moretti, del quale potete ammirare alcune opere qui esposte. Pittore, scultore, critico d'arte, è nato in provincia di Ancona, ha vissuto esperienze artistiche in Italia e fuori dall'Italia in un periodo vissuto a Parigi. Attualmente vive e lavora a Monte. Buonasera. Dalla presentazione che è stata fatta dei presentatori viene fuori in maniera inequivocabile che questo romanzo, che è un romanzo serio, stasera viene affidato per la presentazione praticamente a due scrittori umoristi prevalentemente. Ora, siccome niente succede per caso, questa presentazione può essere un massacro, diciamo, per un libro serio, per un romanzo, oppure ecco, gli umoristi possono in realtà con il loro distacco diciamo cogliere degli aspetti di questo libro molto bello, molto interessante che appunto ci abbiamo a presentare. È un libro di, devo dire, di grande interesse dal punto di vista psicologico, penso più che un romanzo in senso stretto potremmo definirlo un diario di bordo di un rapporto di coppia, estremamente preciso, estremamente ecoanalitico, per cui ecco, io mi fermavo sul fatto che se noi così ci soffermiamo sul titolo, cioè la trappola dell'indifferenza, in realtà insomma, se operiamo una scomposizione di questo sostantivo indifferenza, non c'è soltanto il significato che è stato detto, cioè quello usuale della indifferenza, ma in realtà viene fuori anche nella differenza. Viene fuori praticamente un dato importante, cioè che ci sono molti personaggi di sesso maschile e di sesso femminile che meglio qualificano questa differenza, ecco, fra i due sessi. Perché se è vero, come appunto si diceva prima, cioè che c'è questa differenza notevole, cioè la grande sensibilità di Roberta rispetto, diciamo, a questo atteggiamento di indifferenza che ha, ecco, Mario, io ne parlavo proprio con l'autrice, diciamo, in questi giorni, ecco, telefonicamente, viene fuori poi paradossalmente che questo compagno di avventura della protagonista è il figlio di una donna che poi fondamentalmente è una terribile alleata di quest'uomo nella indifferenza nei confronti del... Allora, direi perché questo libro, diciamo, riveste particolare interesse, perché non fa vedere il maschio, il protagonista soltanto, ma ci fa vedere tanti uomini, ci fa vedere tante donne e quindi la complessità dell'animo maschile e dell'animo femminile, per cui mentre ci sono, ecco, delle donne che sono solidali con Roberta, che appunto persegue questa storia con l'amore, ci sono poi dopo degli uomini che sono solidari con lei e c'è questa importante figura femminile che è praticamente la mamma, ecco, di lui, che continuamente mina la credibilità e la validità. Perché il protagonista fondamentalmente è una persona debole, è una persona, diciamo, incapace di rapportarsi in maniera profonda, analitica con la propria, diciamo, compagna. Però nello stesso tempo, ecco, diciamo, questa Roberta è un personaggio femminile che continuamente sfida le capacità di comprensione. Volevo dire che, diciamo, accanto a questi elementi mi è piaciuto molto, diciamo, lo stile. Lo stile perché è uno stile molto asciutto, insomma, cioè nel senso che ha anche un altro elemento importante, cioè via via il personaggio viene a delinearsi in una grande ricchezza dal punto di vista della struttura psicologica. Non è un romanzo di quelli tradizionali, ma ho detto che è una produzione letteraria che avrà successo e sicuramente avrà un seguito. Grazie.
la premessa del libro. Il Pregnata fu, io ho voluto anche mettere in risalto, molto, quasi tutti di voi forse hanno avuto un'esperienza del destino cosiddetto, delle circostanze, delle cose che si incastrano, si allacciano, poi quello che non doveva succedere perché poi è avvenuto quell'altra cosa, insomma, e che comunque poi portano a un fine, cioè a un arrivo di una cosa. Ecco, la premessa dà questa indicazione. Ho voluto appunto prendere proprio questo brano per dare così spunto al simbolismo del destino. Nevicò molto, di solito quando nevica a Roma è sempre un grande evento. Anche se non aveva ormai più gli anni per entusiasmarsi, Roberta avvertiva nel suo animo una certa euforia, ma nello stesso tempo uno strano nervosismo, perché sapeva di andare incontro ad una giornata difficoltosa. Quello era il primo anno che non organizzava il tradizionale cenone di fine anno a casa di sua sorella Amy. Sembrava effettivamente già deciso dal destino. Infatti, si erano verificati tanti di quegli imprevisti che sembravano guidati da una forza superiore. Perciò, avvicinandosi la data, crescevano di pari passo l'incertezza e il nervosismo. Ma, come spesso succede, le cose andavano disponendosi secondo un disegno misterioso e intrigante. Un trillo di telefono il 29 dicembre diede il segnale ad un susseguirsi di coincidenze che mutarono il nervosismo in euforia, pur rimanendo latente un'ombra di inquietudine. Sembrava che il destino si divertisse a giocare insieme ai fiocchi di neve che ondeggiavano nell'aria, quasi a toccare le note di invisibili strumenti che andavano accordandosi. All'altro capo del filo, Federica, sua cugina, mentre porgeva gli auguri a Roberta, ebbe l'improvvisa idea di invitarla insieme alla sua famiglia a festeggiare la mezzanotte di San Silvestro a casa sua. Dopo un primo momento di esitazione, Roberta accettò, lanciando la proposta di provvedere lei stessa a cucinare il cenone per non rinunciare a quel tradizionale compito. Bisogna assolutamente rilevare, per rafforzare la tesi del destino, per chi ci crede e qui si lascia la libertà a varie interpretazioni, che Federica e Roberta si erano riviste da circa un mese, dopo un lungo tempo, anche qui per un motivo fortuito. Senza dubbio, molti di voi si chiederanno: ma che cosa c'entra tutto questo? Che cosa dovrà succedere a questa cena di tanto importante? Forse già segnato nel destino di Roberta. Qui, come avete capito, nasce questa avventura di Roberta verso questo incontro che avverrà proprio in questa cena. Lo dico perché poi sono le prime pagine del libro, quindi si può dire, insomma, tranquillamente, no? Svelo un po' così la sorpresa del libro. E qui appunto conosce il fatidico Mario, che è il protagonista del libro, e da lì nasce tutto, tutta la situazione, insomma. Ecco, ho iniziato così, con questo destino che va a sottolineare poi condanna, no, l'avventura, chiamiamola, l'avventura della protagonista ad affrontare questo rapporto.